Era veramente la vittima di tutti, cioè era veramente picchiato, violentato, abusato, eh, maltrattato da tutti. La comunità. C'era proprio il capo espiatorio. Tutti lo odiavano. Se qualcuno era arrabbiato, se la prendeva con lui, ma, ma pure gli altri del paese. Noi fino adesso abbiamo visto magari delle famiglie abusanti, o magari, sai, l'amico del papà che fa violenza sul bambino. Qui abbiamo un'intera comunità che se la prende con un bambino. Ma è follia. Buonasera, buonasera a tutti voi, buonasera, come state? Spero bene, spero che non abbiate il covid veramente, nonostante ce l'abbiano veramente tantissimi. Allora, oggi sono usciti tantissimi articoli che parlano delle novità sul caso Sissi si Trovato, le novità che eh, vi ho dato anche qua in live. Durante la, 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 la puntata su Sissi, dove è intervenuto anche il papà Salvatore, anche lui arrabbiatissimo con Bruzzone, ovviamente, eccetera. Insomma, eh, Sissi trovato, mazza la poliziotta morta dopo un colpo di pistola in ascensore. Qualcuno le cancellò i messaggi dal PC. E vi leggo un attimino gli articoli che stanno uscendo. Eh, agente penitenziario di stanza alla giudecca finì in coma da appena 28 anni era il primo novembre 2016 lottò per due anni ma non ce la fece a sopravvivere morì il 12 gennaio 2019 senza che si sapesse cosa le era successo per anni si è fatta avanti l'ipotesi del suicidio. La Procura di Venezia ha già chiesto per ben tre volte l'archiviazione perché è convinta da questa ipotesi, ma la famiglia Trovato Mazza, originaria di Taur Taurianova, in provincia di Gioia Tauro, non ci aveva mai creduto. Dopo oltre cinque anni di attesa, sbucano importanti novità che potrebbero riaprire il caso. Se ne è parlato durante il programma True Crime di Twitch slash Amazon condotto da Francesca Bugamelli. E raga, ma che orgoglio è vedersi riportare negli articoli di giornale. Cioè, è una cosa veramente bellissima. A parte il fatto che stiano di nuovo parlando di Sissi, che è la cosa più importante, la chiave di volta sarebbe il lavoro dell'M-Team alla faccia! Hai visto, Robè? visto, Robertina? Eh, eh, Robertina, e l'M-Team non se lo caga più nessuno dal servizio delle Iene eh, proprio nessuno. Il gruppo americano di esperti informatici che sono intervenuti già nel caso Vannini e per la morte di Tiziana Cantone. La società ha fatto alcune verifiche sulla posta elettronica e le pagine social in uso alla vittima. Ha così scoperto che l'account Facebook di Sissi ha modificato. Fu modificato in commemorativo, con la conseguente cancellazione dei dati al suo interno, incluso messaggistica e lista contatti, da una persona fino ad oggi ignota, e estranea alla famiglia, che ha avuto accesso all'account tramite lo smartphone della vittima mentre questo era stato sequestrato dalla procura della repubblica e successivamente da un dispositivo esterno due mesi dopo il decesso di Sissi Trovato Mazza avvenuto il 12 gennaio 2019 dopo due anni di calvario Raga è una cosa veramente bella, stanno uscendo tantissimi articoli. Io adesso ne ho trovati soltanto alcuni, ma ne stanno uscendo davvero tanti anche qua. Caso sì, si si è trovato, emergono nuove prove. Qualcuno entrò nel suo Facebook per cancellare messaggi e contatti. Uh, oh e negli articoli guardate un po' chi viene nominato insieme tra l'altro al nostro programma qua su Twitch. Il nostro Luciano Garofano, il nostro comandante dei RIS, ex comandante dei RIS, il nostro generale il, il generale lui, 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 proprio lui, proprio lui. E effettivamente Luciano Garofano e M-Team hanno collaborato in diversi casi. Quindi, insomma, eh, sia le eh, ricerche condotte, le indagini condotte dal team di Luciano, le indagini scientifiche, come vi avevo detto, lui è andato appunto nel. Nella l'ascensore di Sissi, ha eh, usato delle, come dire, delle persone che avessero più o meno la corporatura di Sissi per riuscire a ricostruire la dinamica dell'omicidio e ha scoperto attraverso lo studio delle macchie di sangue che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, con Sissi c'erano due persone. Ecco qua c'è anche un altro articolo, uh, Taurinò nuove prove nel caso si sia trovato massa a Venezia, e io, niente, io volo, regà, Davvero, uh, volo infinitamente. Allora, veniamo a noi. Io eh, vi volevo raccontare oggi una storia che in realtà avevo addocchiato da un pochino Però sono rimasta davvero sconvolta dal fatto che ci sono pochissimi articoli che raccontano questa storia Ci sono pochissimi, eh, pochissime ricostruzioni, Io ho trovato giusto la linea d'ombra che ha fatto un po' confusione con questo caso Però è stata una delle fonti eh, più, diciamo, complete Questo caso qui è veramente assurdo Innanzitutto perché abbiamo avuto un serial killer, ma non un serial killer tanto per dire, un serial killer che ha ucciso almeno sette persone. Diciamo accertati, gli omicidi sono 5, eh, probabili sono 7, 8, confessati da lui sono 15. Poi vedremo anche perché non glieli hanno attribuiti tutti, perché sennò sarebbe stato anche da dover ammettere che c'era un po' di mala giustizia: che hanno messo dentro persone innocenti e, come dire, hanno messo dentro diverse otto persone per otto omicidi diversi che molto probabilmente aveva ehm, perpetrato appunto lui. E chiaramente anche se lui li ha confessati, alla fine è venuto fuori che effettivamente li ha commessi. Eh, non, non è che si poteva, come dire, ammettere che c'erano stati otto errori giudiziari, quindi ci sono state un po' di. Un po' di cosine, ma adesso eh, ci arriviamo. Comunque, la cosa assurda è che questo è considerato, almeno da Picozzi che ne parla, è considerato il serial killer più sanguinoso italiano dopo Donato Bilancia. Quindi, pff, assurdo. E, e lui, beh, diciamo che lui somiglia un po' a Richard Ramirez come modalità perché è di quelli che ti entra in casa la notte per rubare e poi ammazza tutti quelli che trovano, ammazza solo una persona perché lui entra solo in casa delle vecchiette sole, quindi è eh, un po' Richard Ramirez, no? Come vedete, bello uguale, aveva anche più denti, insomma. E, però insomma, le sue vittime erano le vecchiette sole pugliesi, quindi dai, più o meno, più o meno siamo lì. No cioè possiamo, possiamo eh, combattere con gli stage. Di che anno è questo caso? Allora, lui ha operato tra il 95 e il 97. In una Puglia eh, di paese, cioè stiamo parlando proprio dei paesini pugliesi, quindi in un contesto effettivamente completamente diverso da quello in cui eh, viviamo oggi anche solo nelle, nelle province o nelle, nelle città, cioè consideriamo eh, signore sole che vivevano in queste case, bassettine al primo piano, in cui... Ehm... Cioè, loro lasciavano la porta aperta, erano persone che, come dire, non succedeva mai niente, erano tutti amici, tutti si conoscevano, manco bussavano per entrare in casa. Si andava a fare no, la, la visita a casa dell'amica o della, insomma, della vecchietta amica tua e non c'era problema. Quindi vivevano. In una condizione di estrema tranquillità, mai si sarebbero aspettati che un Richard Ramirez dei poveri riusciva a introdursi nelle loro case e ucciderle selvaggiamente. Comunque, vi dico che è un caso davvero strano. È pieno di anziani, quindi tutte le interviste anche che ho visto dell'epoca, eccetera, sono veramente trash, mi dispiace perché comunque eh, la storia è orribile come tutte le storie true crime, però eh, questa ha proprio delle connotazioni incredibilmente trash, poiché le interviste che hanno condotto con questi signori anziani pugliesi, eh, un po' perché non parlavano proprio italiano, un po' perché c'erano tutti che si assepavano per comparire anche loro nella telecamera, ho visto veramente delle, delle interviste a livelli veramente ok E comunque vi dico Se state ascoltando questa puntata insieme alla vostra nonna Mandatela via Cioè, mettetela al sicuro Perché questo è l'incubo di tutte le nonne Io non so se avete, uh, qualcuno di voi magari Ha una nonna che vive sola E ha il terrore dei ladri Slash Ahimè, prendete a guai pinze sta cosa però Slash immigrati, perché le nonne hanno un po' questa paura che gli ha messo su, ovviamente, la storia italiana rispetto all'immigrato che ti entra in casa, eccetera. Ora, qui eh, abbiamo un caso di questo tipo, chiaramente non si generalizza. Però, eh, se le nostre nonne sono in qualche modo terrorizzate da eh, persone che l'uomo nero che entra in casa, ecco, non fategli sentire questa storia perché poi non dormiranno mai più. Tra l'altro, lui si chiama Ezedin Sebai Mohammed Ezzedine Sebai, ma c'è un nome lunghissimo, eh, tunisino proveniente dalla Tunisia, e ha anche parlato molto. Alla fine della fiera, cioè dopo il processo, dopo che gli hanno, insomma, come dire, confermato eh, tutti i suoi omicidi, dopodiché ha deciso di parlare e ha descritto molto accuratamente sia la sua infanzia. La sua vita in Italia, che le motivazioni per cui uccideva, che la dinamica degli omicidi. Quindi è un caso davvero interessantissimo. E io uh, vi invito, voi, community del True Crime, a trattarlo perché è veramente una figata. Ah, raga, io tra l'altro non mi offendo per niente. Se eh, altri creator prendono mie storie che magari ho detto prima, io le fanno subito dopo, non c'è problema, anzi benvenga. Uh, vi, vi do la mia benedizione, anzi, parlatene delle storie perché uh, più si, si sanno, no? Meglio è. Comunque. Eh, quello che vi volevo dire è che eh, abbiamo veramente molte informazioni rispetto a questo caso, anche perché il serial in persona eh, ha parlato molto. Per cui posso descrivervi non solo la storia, le indagini, eccetera, ma anche proprio gli omicidi veri e propri, come sono stati condotti e perché. Comunque lui. Non era solo quello che ti entrava in casa perché la vittima era anziana e sola e quindi potenzialmente una vittima fragile eh, della quale, insomma, sulla quale predominare facilmente. Ovviamente questo era uno dei motivi. Ma il nostro, il nostro Sebai. Era anche un gerontofilo, quindi a lui proprio le vecchie gli piacevano tanto. E vedremo che eh, ne combinerà di cotte e di crude e di terribili, ovviamente. Sempre per aumentare il panico nella mente delle vostre nonne, chiaramente. Cosa succede in Puglia nel 1995? In Puglia esistono delle case che vengono costruite al primo piano e danno direttamente con i loro ingressi sulla strada che vengono chiamate i Bassi. Queste sono appunto casette a un piano eh, dove molto spesso abitavano proprio le signore anziane o le famiglie, diciamo, um, sono case antiche, quindi famiglie che vivono lì da anni e anni e anni, in particolare appunto gli anziani. E cosa succede? Tra il 95 e il 97 vengono ritrovate uccise, prese a pugnalate, accoltellate ben 15 signore anziane e diciamo che eh, lo scenario con le quali vengono trovati questi corpi si somigliano, cioè i scenari si somigliano un po' tutti, cioè l'assassino o gli assassini se ne vanno via con un misero bottino, cioè pochi spicci, qualche gioiello, un po' alla bella e meglio così. Le signore vengono trovate in un macellaio, nel senso che eh, sgozzate, quindi comunque con ehm, una violenza inaudita, un mare di sangue, eh, un mattatoio, ecco diciamo, quindi comunque la scena parecchio splatter. E quello che accomuna tutte queste vittime... Oltre alla modalità d'omicidio, che viene sempre portata avanti tramite un coltello che poi non viene mai ritrovato sulla scena del crimine e non appartiene alla casa della vittima, quindi abbiamo un killer, un serial killer che porta con sé l'arma e se la porta anche via, eh, per lo più queste signore vengono accoltellate sì sul corpo, ma eh, il colpo finale viene sempre dato alla gola. Che cosa succede? Dopo la quinta vittima. Perché <ride> ci vuole un po', eh, ovviamente, sempre per ammettere che esista un serial killer in Italia, facciamo una fatica tremenda. Che poi figuriamoci neg negli anni 90. Allora, dopo la quinta vittima, considerato che il modus operandi era lo stesso, la vittimologia era, lo stes era la stessa, l'arma la, del delitto utilizzata era la stessa. Forse, 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 è un serial killer. Vi ricordate la canzone? Forse, 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 è la mia cacca, ecco, in questo caso, è forse, 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 è un serial killer. Ecco, quindi c'è un serial killer in Puglia che uccide le nonne. Parte la psicosi tra le nonne. Ovviamente le, ve le vecchiette che solitamente lasciavano la porta aperta e si fidavano di tutti, cominciano a barricarsi in casa, a essere terrorizzate, ma giustamente. Parte la psicosi pugliese della vecchietta sola in pericolo di, di morte, perché chiaramente ma è normale. Ci sta, ci sta tutta. È anche giusto che si siano un attimo tutelate. Una cosa che notano. Non tanto gli inquirenti, quanto i giornalisti e le persone del paese, e che li suggestiona moltissimo, è che questo killer sceglie le vittime in base al loro nome. Perché loro tutti i nomi di queste, insomma, queste prime che avevano collegato erano nomi con suggestioni religiose. Maria, Santa, Santina, non, non ti impressionare. Eh? Grazia. Madonna! Quindi, insomma, eh, c'erano tutti questi nomi che ricordavano il mondo religioso e quindi tutti a dire, ah, questo qui uccide solo le donne con un nome che ha a che fare con la religione. Sì, c'è anche da dire una cosa. Ecco, esatto, adesso aspetta, aspetto che la diciate voi perché sono certa che ci arrivate molto tranquillamente. Si chiamavano tutte così in Puglia. <ride> Benissimo, ci siete arrivati da soli, non ho dovuto nemmeno dirlo io. Esattamente, cioè praticamente tutte le nonne negli anni 90 in Puglia avevano dei nomi, eh, come dire, attribuibili alla religione cristiana, quindi insomma non era proprio questa coincidenza incredibile. Un'altra coincidenza incredibile però è che ehm, il killer colpiva nei giorni centrali della settimana, mercoledì o giovedì. Quindi anche questo... È strano, non è colpente quando dici ah il killer colpisce solo nel weekend. No, no, lui colpiva solo mercoledì e giovedì. Tra l'altro, eh, arma del delitto non verrà mai trovata se non ovviamente quando verrà trovato il killer. E poi c'è un altro dettaglio inquietante: non ci sono segni di effrazione in casa. Questo significa che il killer non si introduceva. Um, di notte o diciamo scassinando le porte o le finestre semplicemente o entrava perché chiaramente le porte erano sempre aperte, oppure conosceva le vittime, infatti inizialmente eh, le indagini si erano rivolte di più rispetto a persone conosciute dalle vittime che quindi lo avrebbero accolto in casa, anche perché la maggior parte dei crimini è stata commessa dopo l'ora di pranzo, quindi non in piena notte, ma in un momento diciamo in cui eh, una signora anziana avrebbe potuto tranquillamente aprire a qualcuno o accogliere qualcuno in casa. È una cosa molto strana anche il fatto che i vicini di casa non avessero notato niente. E questo è assurdo, considerato che eh, i crimini si sono consumati in, una, eh, in un contesto di paese dove si conoscevano veramente tutti. E in un contesto dove si conoscono tutti, davvero nessuno nota uno che si introduce in casa e uccide una signora. Questo è molto strano. Il killer, però, effettivamente aveva lasciato anche qualche indizio sul quali torneremo più tardi. Per esempio, in casa di una delle vittime si era dimenticato il cappello. Questo è gravissimo per un serial killer. Cioè, un serial killer era un po' a cazzo di cane, diciamo. E um, in un altro, addirittura, essendo lui poi vedremo un fumatore accanito. Lui non riusciva a rinunciare alla sigaretta nemmeno mentre si introduceva nelle case per uccidere e rubare. Quindi, si è fumato una sigaretta, ha mollato il mozzicone lì. DNA, eccola là. Poi, ovviamente, sono state trovate anche delle impronte. Quindi, che cosa fanno gli inquirenti? Prendono tutti questi oggetti, ne ricavano il DNA e li confrontano e scoprono che Appartiene alla stessa persona Quindi finalmente abbiamo la conferma Anche scientifica di avere a che fare Con un serial killer Voi immaginatevi ora Gli inquirenti pugliesi che hanno Il serial killer Cioè tipo oh mio dio è un serial killer Che uccide le vecchiette Io veramente Sono um, Una storia incredibile Infatti cioè basita del fatto che non sia Portata avanti come Il caso del secolo Bene, allora comincio a raccontarvi quello che è stato il suo ultimo omicidio, perché chiaramente eh, poi l'hanno beccato, dopodiché andiamo a ritroso con la sua storia. Il suo ultimo omicidio viene commesso il 15 settembre del 1997. Ai danni della povera. Adesso che patosta ve lo dico in quali zone, perché ovviamente cambiano. Eh, il 15 settembre del 97 ai danni della povera Lucia Nico. Lei viveva a Palagianello, provincia di Taranto e alle ore 14:40 eh, è stata diciamo trovata cadavere eh, o è stata uccisa poco prima, comunque adesso capirete la dinamica. Questo è stato l'omicidio svolta, perché è stato l'omicidio che ha permesso poi di beccare lui. Allora, Lucia Nico, che è una donna di 75 anni, è anche una signora malata, insomma, ha qualche problema di deambulazione, per cui eh, adesso qua Sfociamo nel, nel lavoro minorile, però. Comunque, aveva una bambina, c'era questa bambina vicina di casa di 8 anni che la aiutava nelle faccende domestiche. E io anche mi dico, cavolo, una bambina di 8 anni che faceva i lavori di casa uh, in casa di questa, di questa nonnina, che cosa carina, però, <ride> sfruttamento minorile a parte. Comunque sia, sì, quel pomeriggio. La bambina si è recata a, a casa della signora Lucia per buttare via la spazzatura dopo pranzo, come faceva sempre. Quindi, cosa normalissima. Lucia, la signora Lucia, ha sempre lasciato la porta aperta. Quindi, la bambina si è introdotta. Tranquillamente, senza bussare come ha sempre fatto, lei entra con la porta aperta e si trova davanti un uomo nudo con soli boxer. Fortuna che aveva i boxer, se no fa la bambina veramente. C'era i boxer e stava rovistando dentro una borsetta, una borsetta di, della signora Lucia. Rosa ricorda molto bene quella scena perché tra l'altro nonostante siano passati molti anni è una di quelle cose che le è rimasta impressa proprio nella mente e eh, ricorda che ha sentito un odore molto pungente. Lei pensava di sentire odore di sudore, ma probabilmente quello che sentiva era anche sangue e Tra l'altro ricorda anche di aver visto nel riflesso di uno specchio del, dell'armadio, della camera da letto della signora, di aver visto una, una grande macchia di sangue, ma ovviamente all'epoca avendo otto anni non aveva collegato e non aveva capito di cosa si trattasse. Comunque l'uomo si accorge della bambina, lui resta calmo, la guarda negli occhi e le dice Vattin! E quindi la bambina, insomma, scappa. Lui, tra l'altro, la insegue, la, la accompagna fuori dalla porta e le sbatte proprio la porta così. Dopodiché la bimba scappa. E va, uh, torna a casa sua, chiede aiuto a sua zia e dice Zia, zia, c'è un ladro in casa della signora Lucia. Quindi la zia, coraggiosissima, tra l'altro devo dire veramente coraggiosissima perché io a quel punto non credo che sarei andata, però la zia coraggiosissima prende su, va in casa della signora Lucia e ci trova l'uomo ancora lì, che però si era mezzo vestito, no? E c'è lui che dice, oh però, cioè, ma lasciatemi finire sto lavoro, cazzo! Comunque, niente, uh, la zia apre, lo vede, richiude, scappa anche lei, Um, dopodiché riescono a uh, contattare un altro vicino di casa che arriverà in casa di, di Lucia e vedrà che effettivamente non c'era più nessuno. Ma prima, ovviamente c'era tutta la gente che urlava, davano l'allarme: hanno rubato a casa di Lucia, e qualcuno sta rubando! No? Quindi chiaramente urlavano. E c'era la mamma di Rosa, della bambina, che era sul balcone e vede chiaramente lui che se ne esce con la borsa di Lucia in mano e non corre nemmeno, lui tranquillo passeggiando in bocca alla strada per andare a, alla stazione. Quindi chiaramente chiamano il 112, i carabinieri entrando in casa signora Lucia trovano, ahimè, Lucia distesa sul letto piena di coltellate, comunque eh, immersa in un lago di sangue, per Lucia non c'era più niente da fare, alcuni di loro però si mettono all'inseguimento di lui. E lo beccano, riescono a fermarlo e a placcarlo, anche se lui si mostra tranquillissimo, anzi, come dire: Oh, cioè, io non, non ho mica fatto niente, sai, so io non andavo mica da nessuna parte, io non ho fatto niente. E quindi dice: Guarda, io facevo solo una passeggiata. E tenta anche di divincolarsi un pochino. Loro gli dicono: Senti, Cicci, niente, manette, arresto e ciaone. Tra l'altro, la conferma del fatto che fosse davvero lui il ladro che stavano cercando, ladro e assassino, che stavano cercando è che eh, poco distante avevano trovato anche la sua borsa, la borsa di Lucia, dentro la quale c'erano pure un paio di pantaloni insanguinati. Insomma, tutti vestiti insanguinati, e un coltello. Sporco di sangue, ed eccolo qua l'arma del delitto utilizzata anche in tutti gli altri omicidi. Bene, lo hanno preso. Questo soggetto qui si chiama Ben Mohamed Ezzedin Sebai. Lui all'epoca dei fatti aveva 36 anni, o di origini tunisine, ed era un immigrato clandestino in Italia. Ha una corporatura media, niente di eccezionale, ha modi garbati, parla un buon italiano ed è un accanito fumatore. Lui, tra l'altro, ha moltissimi precedenti penali che poi vedremo nel giro della. si sì, portati benissimo, proprio. Che poi vedremo nel, nel, nello sciorinare dei miei discorsi. E eh, a suo nome aveva due arresti alle spalle: uno per tentata violenza sessuale, e un altro per rapina. Quindi, insomma, non proprio uno stinco di santo. Tra l'altro pare che avesse già commesso degli altri omicidi anche in Basilicata, non soltanto in Puglia. Ma qui le nebbie si fanno fitte perché lui ha cambiato identità molto spesso. Ma non pensate che cambiasse identità come Charles Sobrage che aveva, rubava i passaporti, cambiava le foto, falsificava documenti, cose incredibili. No no, lui semplicemente quando lo arrestavano diceva di non avere documenti e dava delle generalità false. In questo modo eh, carabinieri, polizia, comunque chiunque lo arrestasse, lo segnalava come l'identità che lui gli dava, gli dava eh, nome, cognome falsi, date di nascita falso e tutto il resto, e quindi ogni volta veniva incarcerato. E' ecco, veniva incarcerato per, come una persona diversa, quindi come se ogni volta fosse la prima volta che veniva arrestato. Ovviamente non faceva mai segreto di essere un clandestino, quindi se ne andava tante volte facendosi pochi mesi o poche settimane di galera con poi un obbligo di, di rimpatrio, ma lui... Tornava in Puglia e va ah, bene, e stava là. Comunque, se vai, comunque, al, eh, per quanto riguarda il la, lato criminologico. Se vogliamo guardare il lato criminologico del serial killer, che è sempre molto interessante, appare effettivamente un serial killer disorganizzato, cioè. Eh, lui è una persona disadattata socialmente, poi vedremo anche eh, perché, i motivi sono più di uno. È un disoccupato, ha molti precedenti penali, ha tra l'altro un vizio enorme di ehm, dipendenza verso l'alcol la, e voi sapete che solitamente i serial killer che si eh, danno ad alcol e droghe sono anche poi quelli disorganizzati. Lascia tra l'altro moltissime tracce biologiche senza mai preoccuparsene molto scusate vi faccio un breve recap disorganizzato è quel serial killer che uccide tante volte in preda a un istinto del momento e non pensa a coprire le proprie tracce non pensa a mettersi diciamo al sicuro o a scappare no, dalla polizia o fare azioni di staging cioè di depistaggio mentre il killer organizzato è un dead boundy per dire o tanti altri cioè coloro che eh, effettivamente facevano molto caso a non lasciare tracce e uh, poter continuare, l'era un drughäh. era un, drughe, era un drughe. di alcol principalmente, ma l'era un drughe, perché alla fine la dipendenza è sempre una droga. Comunque lasciava tantissime tracce biologiche, come vi ho detto, la mozzicone di sigaretta, ma anche peli, impronte, capelli, oggetti personali, no? Come il cappello, una volta si è dimenticato pure le mutande. Cioè, ma io veramente, ma come si fa a lasciare sulla scena del crimine le proprie mutande? Cioè, ma devi essere. Fuori, come sì, peli pubblici, ovvi ovviamente, perché qua c'era la gerontofilia. Quindi, le vecchiette non erano soltanto eh, prede da derubare, ma erano anche <ride> per lui, comunque. Eh, però, nonostante tutti questi elementi di disorganizzazione, era anche molto scemo, però fa anche delle cose organizzate: come per esempio, portarsi dietro l'arma del delitto e poi portarla via. Cambiarsi e ripulirsi prima di uscire dalla casa, che noi vediamo anche anche tanti altri, se ne uscivano ricoperti di sangue e come andava andava. E, e poi, peraltro, lui studiava a lungo le sue vittime. Perché, come vedremo, le signore che aggrediva erano tutte signore che lui conosceva. Era un signore che frequentava andando in chiesa, portandogli la spesa, essendo sempre molto gentile. Ogni tanto chiedeva qualche soldino, però non era mai insistente. Se dicevano di no, per lui era no. Quindi si era sempre comportato veramente bene con le signore. Così tanto bene da. Ehm, come dire, da acquistare anche la loro fiducia al punto che loro stesse gli dicevano dove abitavano, quali erano le loro abitudini, i loro orari. E lui era pienamente consapevole del fatto che queste signore tenessero la porta aperta. Quindi, via, eh, come dire, via libera per il, il Sebai. Allora, l'omicidio di Lucia viene peraltro raccontato ovviamente nel, negli anni, perché lui queste confessioni le farà soltanto nel 2006, quindi passeranno quasi dieci anni. Eh, racconterà anche com'è andato l'omicidio di Lucia dal suo punto di vista. Allora, ve lo riracconto dal suo. Sebai entra dalla porta aperta di Lucia senza esitare, ma è ubriaco fradicio. Quindi è confuso dall'alcol e anche dalle droghe, perché probabilmente ha assunto anche qualcos'altro. E comincia tra l'altro a parlare, far fugliare da solo, perché lui, tra l'altro, vedremo. Lui sente le voci. Quindi, ha ah, queste voci nella testa, lui gli risponde: no, sta ti basta, no, adesso faccio così. Gna gna. Quindi immaginatevi che entra uno in casa vostra e un sentite delle voci, questo qui che è rovista nelle vostre cose, dice, no, sì, perché adesso devo fare così, poi dopo. Quindi terrore veramente puro. Insomma, la signora Lucia terrorizzata da questi rumori è andata a vedere che cosa stava succedendo e si trova faccia a faccia con questo qui che tra l'altro conosceva. Insomma, lo aveva già incontrato in chiesa, Gli aveva dato una mano, lo conosceva. E quindi lei gli dice: "Oi, Bibi, Vai, sei ubriaco, vai a casa, no? Come so, sei ubriaco, vatti a letto. Ma lui, per tutta risposta, tira fuori un coltello a serramanico. La signora quindi comincia a gridare e le urla fanno impazzire il Sebai. Lo fanno impazzire al punto che lui ha questo trigger che ha bisogno assolutamente che le voci nella sua testa siano zitte, che la signora stia zitta, quindi gli mette una mano sulla bocca, la immobilizza a terra in modo tale che lei smetta di urlare. Il problema è che chiaramente la signora per quanto sia debole non smette certo di agitarsi e urlare, questa eh, come qualunque vittima giustamente urla finché ha fiato in corpo e quindi lui in preda al panico tira fuori il coltello e la coltella ben cinque volte alla gola finché eh, insomma non è tutto un lago di sangue lei rimane immobile a quel punto si placano le voci nella sua testa si placano le voci lui vede il sangue rimane terrorizzato da quello che ha fatto quindi si cambia, si lava e prende su quel che può prendere, arraffazza insomma, gioielli e cose. Poi dopo insomma, mentre sta cercando di prendere su le cose dalla borsa, arriva la bambina e la storia la sapete, si ricongiunge a quello che è successo prima. Quindi, in questo modo riuscite a vedere anche la storia dal punto di vista dell'assassino. Poi capiremo anche l'origine delle voci e tutto il resto. Certezza di violenza sessuale ce l'abbiamo soltanto in un caso, ma eh, secondo me sono stati molto di più i casi di violenza sessuale ai danni di questo signore, anche perché lui era effettivamente un gerontofilo. Non, come dire, mi viene da pensare che probabilmente ehm, lui, cioè lui magari ha fatto violenza su molte, ma probabilmente le famiglie non hanno voluto eh, in qualche modo che si sapesse. Ci è venuto a pensare questo perché mi sembra strano che abbia compiuto così tanti omicidi e soltanto ai danni di una di queste signore ha commesso violenza sessuale. Quando lui viene arrestato, tutte le anziane che lo avevano conosciuto fanno... Oh, come è possibile? Ma noi lo conoscevamo bene perché infatti eh, lui era davvero un grande frequentatore delle chiese. Chiese dove c'erano sempre queste signore, magari vestite di nero perché magari erano in lutto, che pregavano eh, durante tutta la giornata. E lui passava davvero tantissimo tempo in chiesa e guardava le signore che, che pregavano e guardando queste signore, lui. Si emozionava, ecco si emozionava. Lui andava in chiesa a guardare le vecchiette che pregavano e si emozionava con il rosario. Lui, mm, mm. Wow, wow, wow. Quando non c'erano, quando non c'era ancora molto l'internet, ecco lui andava in chiesa. Tra l'altro lui frequentava talmente tanto la chiesa che addirittura il parroco, lo, eh, i parroci, tra l'altro più di uno, lo avevano accolto proprio perché era così un bravo ragazzo. E quindi lo avevano accolto, gli avevano offerto posti dove dormire Poi lui insomma sembrava una persona tranquilla ma era anche un po' incoerente Perché per esempio accettava l'alloggio ma dopo un'ora se ne andava dicendo No qui ci sono troppe zanzare E poi se ne andava in preti tipo vabbè ok Comunque ehm, a posto Quello che ci serve sapere è che lui aveva guadagnato proprio la fiducia delle vecchiette Ora vi parlo un pochino di quello che è l'infanzia di Sebai perché eh, è molto importante anche capire come si arriva a diventare determinati mostri passatemi il termine perché chiaramente un serial killer viene considerato un mostro eh, ma come sempre vi dico la mostruosità non è nei geni non, non nasci mostro molto spesso lo diventi anzi quasi sempre lo diventi per una motivazione ben specifica e soprattutto anche grazie ai tuoi vissuti quello che vi posso dire è che in questo caso ehm, abbiamo la sfortunatissima combinazione di un una, eh, un probabile disagio, eh, un disturbo nello sviluppo, quindi un disagio mentale. Quindi, qui a questo punto c'è anche una questione proprio di geni. E un incontro sfortunatissimo a livello proprio di natura. Presente quando io vi dico eh, di cultura, scusatemi, qui vi dico lo scontro natura cultura, no? Natura quello che tu sei geneticamente. Quindi potresti avere effettivamente dei disagi psicologici, psichiatrici, genetici. E ehm, cultura sono le esperienze della vita che poi ti fai. Qui abbiamo avuto veramente la, la sfortunatissima combinazione di un bambino che aveva dei disturbi dello sviluppo tra cui molto probabilmente anche disturbi dello spettro autistico e una famiglia abusante, violenta, una cultura abusante e violenta nei suoi confronti perché adesso vedremo che lui era veramente la vittima di tutti, cioè veramente picchiato, violentato, abusato, eh, maltrattato da tutta la comunità c'era proprio il capro espiatorio, tutti lo odiavano, se qualcuno era arrabbiato se la prendeva con lui, ma, ma pure gli altri del paese. Una cosa, no, non dire io, <ride> non dire io. E, beh, un classico, noi fino adesso abbiamo visto eh, sempre delle, magari delle famiglie abusanti, o magari, sai, l'amico del papà che fa violenza sul bambino. Cioè, qui abbiamo una intera comunità che se la prende con un bambino, ma follia, veramente follia, comunque adesso vi racconto. Sebai è nato il 15 ottobre del 1964 a Kairouan, spero di averlo detto bene, comunque è in Tunisia, ed è immigrato clandestinamente in Italia il 15 agosto del 1988. Lui è il secondo di otto fratelli, tra l'altro è una famiglia equilibratissima perché ci sono quattro maschi e quattro femmine e fin da piccolo insomma ricorda di essere il bambino che nessuno ha mai voluto, quindi il bambino rifiutato dal padre, il padre che era l'unico maschio che veniva maltrattato, cioè manco le sue sorelle che come sappiamo insomma in questa cultura vengono considerate effettivamente inferiori rispetto agli uomini, le sue sorelle erano trattate assai meglio di lui e non si capisce... Come mai avevano tutto questo odio e tutto questo quest accanimento su, sul, sul piccolo Sebai? Molto probabilmente proprio per i suoi disturbi nell'apprendimento, per i suoi disturbi dello sviluppo. Quindi lo vedevano, e faccio qui un'ipotesi. Uh, e passatemi il termine perché, ovviamente, io non condivido, ma dobbiamo anche entrare in una mentalità diversa. Probabilmente lo vedevano un po' come il bambino fallato, cioè non so, il bambino difettoso, uscito difettoso, e probabilmente è per questo che se la sono presa tanto con lui, o forse perché uh, aveva delle difficoltà in più rispetto agli altri bambini, quindi vedevano che cresceva in maniera diversa. E questo probabilmente ha generato anche una sorta di vergogna nella famiglia. E quindi continuando a pestare questo bambino davanti a tutti era un po' come dimostrare alla comunità che loro si dissociavano no? dal loro errore: come questo bambino fosse un errore, no? Eh, raga, ovviamente, questa è una mentalità. Sto riportando un modo di pensare le cose. Non condivido assolutamente, nessuno di voi condivide, ma è giusto anche che guardiamo le cose per quelle che sono. Lui ha un ricordo. Da piccolo che tutto gli era proibito, cioè i suoi fratelli potevano fare delle cose, lui invece niente, lui non poteva assolutamente fare niente, gli era proibito giocare, gli era proibito ridere, gli era proibito manifestare qualunque tipo di emozione, gli era proibito piangere, qualunque cosa lui facesse veniva picchiato sempre e in continuazione. Tra l'altro non è che lo picchiavano così, con le sculacciate o eh, con, non so, ti lancio le ciabatte, no, no. Veniva picchiato selvaggiamente e da più adulti contemporaneamente. Pensate che quando lui aveva 7 anni è stato colpito alla testa da suo padre con una chiave inglese, quindi una roba, una mazza di ferro praticamente. E il colpo gli ha chiaramente generato delle gravi lesioni cerebrali. Poi. Uh, considerate che il padre aveva l'abitudine di, di farlo alzare alle 5 del mattino per fargli imparare il Corano a memoria e siccome però il padre era analfabeta quindi non poteva controllare se lui avesse davvero imparato o meno e riusciva a leggere veramente il Corano lo portava ogni mattina dall'Imam e se sbagliava qualcosa sia il babbo che l'imam cominciavano a picchiarlo insieme selvaggiamente, così una band col bambino che era un tamburo, cioè veramente raga, cioè qui abbiamo il disturbo dello sviluppo genetico e lì cioè, mm, ovviamente andava gestito ma eh, è una questione di, di natura. Poi abbiamo il danno cerebrale molto piccolo e gli abusi, cioè cosa poteva uscire da questa combo cosa poteva uscire se non un mostro che andava a ammazzare le vecchiette cioè nel senso comunque sia, poi dopo capiremo anche perché le vecchiette e il padre per metterlo in punizione, una delle sue punizioni preferite era per esempio legarlo a due ganci fuori dalla porta, così, tipo crocefisso e tenerlo tutta la notte fuori al freddo sveglio, attaccato ai ganci non poteva neanche addormentarsi perché poverino era legato così e insomma, tra l'altro, lui diventa il bambino cattivo del paese, quindi quando lui faceva qualcosa che non piaceva alle persone che gli stavano intorno nella comunità, non era picchiato soltanto da suo padre e dall'imam o da sua mamma, ma era picchiato tranquillamente, anche senza chiedere il permesso ai genitori, da tutta la comunità. Quindi dai vicini di casa lo picchiavano, i membri della insomma, le donne di paese se cioè, la prendevano con lui, lo picchiavano. Era diventato un po' il rosso malpelo, ma mi ha ricordato un po' il rosso malpelo come storia. Cioè, sempre maltrattato e quindi alla fine diventa incarognito. Ma giustamente, cioè, nel senso, se ti tratto come un mostro quando non hai fatto niente e poi dopo diventi ignorante? è per forza, no? Quindi anche lui c'è da dire che non si comportava sempre molto bene, anzi faceva, aveva anche un disturbo della condotta, ma per forza, perché lui non riusciva a piegarsi alla violenza, piegarsi alla dominazione. Lui, nel momento in cui veniva. Picchiato da parte di suo padre, eccetera, come dire, calava il capo. Però poi la notte, quando veniva sbattuto fuori casa, perché lui da bambino praticamente non ha quasi mai dormito in casa, lo sbattevano sempre fuori. Lui di notte girovagava per il paese. Se la prendeva un po' con tutto quello che trovava, cioè eh, tirava le pietre contro le case oppure se la prendeva e qui, brutto. Brutto, lo devo dire. Però se la prendeva con gli animali, eh, lui ricorda che prendeva a calci gli asini. Che tra l'altro non so neanche quanto ti convenga prendere a calci un asino perché poi se te lo da lui indietro non torni più tra noi. Però a posto così. E di sua madre, eh, invece sua madre è una figura un po' mh, duplice, perché da una parte lui dice che sua madre era quella che gli voleva bene in famiglia, perché? perché? ogni tanto gli dava delle sigarette, e mia madre ogni tanto mi dava qualche sigaretta, mi permetteva di fumare una sigaretta, stiamo parlando di lui bambino eh, dopo capirete, anche. Eh, il tipo di bambino molto cresciuto parla anche bene di suo nonno. In particolare anzi, del nonno, diciamo, non è duplice, il nonno rimane abbastanza coerente nella sua bontà nei confronti del bambino. Poiché eh, il nonno è stato quello che eh, dava sempre contro a suo padre quando lo picchiava, cioè lo difendeva sempre da suo padre. E una volta ha addirittura chiamato la polizia perché suo padre stava esagerando con le botte. Quindi il nonno. È stato un po' l'unico. La nonna eh, della nonna lui dice: Ma lei se aveva qualcosa da mangiare, me lo dava, cioè, capito eh, quanto poco riceveva sto bambino. Quanto poco! Cioè, per dirmi: eh, lei era buona, era perché gli dava delle sigarette quando era un bambino di otto anni. E, e perché la nonna, se vada da mangiare, gli dava qualcosina da mangiare. Pensate, manco le bestie! Veramente, manco le bestie. La nonna, non pensate che perché gli dava qualcosa da mangiare fosse eh, così buona con lui? Era povero? Immagino di sì. Immagino che fosse una famiglia chissà quanto ambiente, ma questo non lo ha mai specificato. Almeno non, non nelle cose che ho letto, non nei, nei verbali che ho letto, e eh, la nonna, però. Quando sua mamma lo picchiava, la nonna dava mano forte. Cioè, diciamo che sto bambino non è mai stato picchiato da una persona alla volta. Cioè, già adulto contro bambino è una situazione dispari. Poi, quando diventano tanti adulti che prendono ammazzate un solo bambino, cioè, veramente, io ho una scena del genere, non riesco neanche a immaginarmela. E quindi eh, la nonna si univa alle batoste della mamma e poi anche tutte le altre signore del paese. E non solo lo picchiavano, ma lo torturavano tutti insieme divertendosi. Cioè, queste donne, voi immaginatevi queste donne vestite con questi abiti neri eh, che ricordavano un po' le signore anziane pugliesi in lutto: e, mm, per divertirsi tutte insieme gli mettevano la polvere di tabacco negli occhi. E non solo, a volte gli mettevano la polvere di peperoncino nell'ano per vederlo soffrire. Cioè, ragà, stiamo andando veramente oltre le botte. Comincio a essere disgustata. Guarda, Emma, cioè, wow, il disgusto, siamo passati veramente oltre. Uh, quindi lo umiliavano, lo deridevano. Ci andiamo veramente oltre le botte. Siamo dentro la tortura. Eh, cosa stai sentendo? <ride> cosa stai sentendo davvero? Cattiverie estreme. Ma lui deve sapere che uh, queste storie qui, quando le racconta, con lo, lo racconterà lo psichiatra che lo, mh, lo visiterà in carcere. Quando racconta queste cose, lui le racconta come fossero normali. È questo che, uh, perché inizialmente ho detto, bah. Magari se lo sta inventando, magari sta esagerando per fare un po' la vittima lui delle sue stesse azioni, eh, fare la vittima rispetto a ciò che ha subito, ma la normalità con la quale racconta queste cose mi fa pensare che innanzitutto non sia una pratica o non sia stata all'epoca una pratica così amena all'interno di quella comunità e di quella cultura. E questo è davvero inquietante. E dall'altra, mi viene da pensare che effettivamente sia tutto vero. Lui dirà anche con un po' di fierezza che dopo aver subito tutte queste cattiverie da parte di sua madre, a 11 anni lui ha cominciato a picchiare sua madre. E dice che man mano diventava sempre più forte di lei e gliele dava tutte indietro, sostanzialmente. Appena sua mamma faceva il gesto, lui gliele dava tutte indietro, e i suoi fratelli avevano cominciato a avere paura di lui. Anche perché. Uh, lui ha cominciato a bere e ad essere dipendente dall'alcol all'età di 8 anni. Pensate che racconta che lo zio gli aveva fatto sentire del vino e lui si era ubriacato subito, chiaramente un bambino di 8 anni si sì, dai del vino, eh, fa presto ubriacarsi e questa cosa dell'ubriacatura lo aveva aiutato anche a uscire dalla realtà e a, a sopportare un po' meglio quello che gli succedeva perché chiaramente... La condizione di, uh, di, ubriaca di, 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 sì, di, di ubriacatura no, uh, tif ti dà una sorta di distacco dalla realtà, ti fa vivere delle eh, sensazioni piacevoli anche senza che la realtà lo sia e quindi era un po' un palliativo per lui e pensate che racconta che lui mischiava il vino con eh, acqua o Coca-Cola o altre cose perché costava troppo e non gli bastava insomma i soldini che riusciva a raccimolare con furtarelli perché poi ha iniziato a rubare fin da piccolino considerato che lo lasciavano sempre da soli Solo, considerato che tutti quanti lo odiavano, allora tanto valeva farsi odiare uguale a prima entrare in casa della gente rubare e poi pagarsi eh, con i soldi l'alcol. Tra l'altro a scuola lui eh, racconta di non aver avuto troppe difficoltà, se non all'ultimo anno delle elementari che è stato bocciato, quindi boh, forse ne aveva di difficoltà e lui era sia bullo che vittima di bullismo, quindi lui stesso era cattivo con gli altri bambini ma poi eh, questi bambini erano anche molto cattivi con lui, quindi come vedete c'è sempre questo schema di lui contro il mondo, Sebai contro tutti, eh, tutti odiano Sebai, Sebai odia tutti. Quindi chiaramente siamo davanti anche a un soggetto che eh, sviluppa un disturbo della condotta e come ben sappiamo, se il disturbo della condotta non viene gestito eh, adeguatamente da un terapeuta, da uno psicologo, qualcuno che comunque segua il ragazzino è molto probabile che sfoci poi in un disturbo di personalità antisociale, cosa che qui succederà alla grande. Bullismo collettivo, sì, sì, sì. Poi io capisco, magari, anzi, ehm, comportandosi lui male per primo, i compagni, magari hanno fatto squadra e hanno deciso bene di. Gestirlo a modo loro, questo bullo, eh, per cui non mi sento nemmeno troppo di giudicare male i suoi compagni, considerato che lui stesso non era certo uno stinco di santo. Lui scaricava la rabbia sui più deboli di lui, così come faceva con gli animali, perché sentendosi sempre schiacciato, rifiutato, odiato, anche lui stesso si odiava e si considerava un rifiuto. Quindi l'unico modo che aveva per ehm, in qualche modo esercitare controllo e sentire di avere un, solo un pochino di potere sulla realtà che lo circondava era quello di prendersela con i più deboli, chiaramente. E anche oggi impattizzo con serial killer. Ma vedete che alla fine della fiera la cattiveria, il nato per uccidere, c'è una trasmissione che si chiama Nato per uccidere, non è così, cioè eh, sono tutte devianze che hanno anche uno stampo eh, di, 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 di credo religioso, di, di suggestioni. Il male. Il male è un concetto religioso. Se stiamo eh, attaccati a quella che è la realtà e andiamo a vedere le persone che si comportano male, le persone che eh, seguono il male, che sono come dire, considerate, oh mio dio, quello lì! È proprio un alla fine poi sono sempre storie strazianti che portano a uh, determinati comportamenti. Chiaro, non si giustifica niente, non si giustificano uh, le, le azioni che compiono i serial killer e nemmeno i killer medi o i killer mono, mono Però, raga, c'è sempre un perché. C'è sempre. Natural Born Killer? No, sono tutte almeno. È il mio parere, eh. ovviamente siete liberissimi di continuare a credere nel male, se volete credere nel male, io non sono qui per farvi cambiare idea a forza, però la mia opinione è questa. Parliamo un attimo dell'adolescenza invece, delle prime esperienze sessuali del nostro Sebai. Lui eh, è arrivato ad essere un ragazzino, un adolescente, senza aver avuto nessuna esperienza di affetto, nessun contatto affettuoso, nessun amico nessun soprattutto contatto con l'altro sesso, cioè lui era un eterno rifiutato e non stiamo parlando uh, soltanto di, um, come dire, incels, no? Lasciatemi parla, passare il termine, ma proprio di rifiuto umano, no? Quello che vi ho raccontato, l'intera comunità che lo schifava e quindi figuriamoci le, le ragazzine, no? E quindi che cosa faceva lui? Le uniche persone dalle quali aveva ricevuto anche solo una parola gentile erano le persone anziane, erano le, le signore anziane. E infatti lui fin da ragazzino eh, si introduceva nelle case di queste anziane sole. Che eh, erano magari le uniche a dargli un dolcetto uh, Alcune si spaventavano a morte perché avevano questo bambino Entrargli in casa di notte Oh mio Dio E lo cacciavano ovviamente picchiando Però altre invece erano più affettuose E mo si spiega tutto Ma si spiega perché le vecchiette Che poi tra l'altro lui con le vecchiette Aveva un doppio rapporto perché, da una parte, proiettava le signore anziane vestite con le tuniche ehm, che gli ricordavano appunto le signore anziane. Pugliesi che lo picchiavano in paese perché la nonna e le signore che si univano a, al pestaggio erano signore anziane quindi lui in parte le odiava ma poi aveva anche questa duplice visione delle eh, signore anziane che invece lo accoglievano e gli manifestavano un po' d'affetto ed ecco che bam Sbam, abbiamo un'attrazione gerontofila verso le signore anziane con anche il sadismo sessuale. Papà, papà. Quindi sì, eh, ti, ti derubo, ti uccido, ma solo nel momento in cui mi rifiuti. Perché se notiamo i suoi omicidi avvengono solo nel momento in cui la donna, la, la, la signora, si ribella. E comincia a urlare, lui è andato a trovare in casa, cioè diciamo si è introdotto in casa facendo rapine varie, eh, lui dice almeno 1200 volte, a volte lo faceva 4-5 volte al giorno, ma nel caso in cui la signora lo, lasciasse, lo lasciava fare o comunque non si ribellava alla violenza sessuale, immagino, anche se questo lui non ne ha mai parlato apertamente, eh, lui non le uccideva mica le uccideva solo nel momento in cui si ribellavano a lui, cominciavano a urlare o si sentiva rifiutato di nuovo. Perché c'ha proprio questo trigger lui del rifiuto e eh, delle, delle botte di essere lo scarto di tutti. Comunque. A 18 anni lui già cominciava a sognare di venire in Italia perché ha sempre addossato la colpa di tutti i suoi mali alla cultura tunisina e diceva: Eh, ma qui sono tutti violenti, sono tutti ipocriti, non mi vogliono. Magari se vado in Italia il mondo cambia. Lui, peraltro, era anche un ragazzo completamente anaffettivo, non avendo, cioè, non avendo mai ricevuto affetto da nessuno, molto difficile che poi tu possa diventare affettuoso, no? Se non dalle anziane, però, ha eh, imparato le, le cose carine dalle anziane. Lui, tra l'altro, passa la vita quando arriva in Italia. Passa la vita a cercare di non farsi più calpestare dagli altri. Avete presente quando vi ho raccontato eh, tutta la mia esperienza di bullismo e poi quando ho cambiato scuola? Uh, la mia preoccupazione maggiore era quella di non permettere a nessuno mai nemmeno di pensare di potermi bullizzare e quindi uh, mettere su un comportamento finto: cioè non ero io, ero una maschera, un comportamento finto proprio per evitare che il bullismo potesse ripetersi. È una cosa che succede alle persone che sono state maltrattate. Quindi io lo capisco anche eh, questo atteggiamento del adesso io vengo in Italia, faccio il duro perché eh, sono stato calpestato tutta la vita e qua Col cazzo, rif mi rifaccio una vita da zero e qua col cazzo che permetto a chiunque di mettermi i piedi in testa. Lui, ricordiamoci sempre che ha vissuto il mondo come un nemico, gli altri sono tutti dei nemici, quindi il eh, nostro se vai contro il mondo, teniamocelo presente. Comunque verrà in Italia eh, nel come vi ho detto, nell'88, quindi rimane in Tunisia ancora un po'. Durante la sua adolescenza, la passa in, in Tunisia, ed è proprio qui che lui ha il primo rapporto sessuale con una ragazza giovane. Che tra l'altro era una ragazza scappata di casa, quindi lui la, la incontra. Lei era un po' come dire, persa in questo paese che non conosceva. E vi leggo la sua, la sua esperienza che è tragicomica, ovviamente, non può essere solo comica. Lui dice, eh, la storia con lei è finita presto perché l'ho violentata e poi venne imputato di violenza sessuale e mi misero in prigione per qualche mese. Mi dispiace se vai, che se violenti le donne poi dopo loro non ti vogliono più, però, cioè, veramente, <ride> veramente... Anch'io sono arrivato in Italia nell'88. Davvero? Beh, però sei ancora qua. Non sei in carcere, quindi tutto a posto. <ride> non scherzo. Eh, per me ci sono alcuni che nascondono in un certo modo, eh, per come è fatto il loro cervello e il sistema nervoso. Ma la maggior parte dei serial killer è frutto di una vita di violenze, diventando carnefici a loro volta. Vero? Vero? Il secondo rapporto, invece, lo ho avuto totalmente ubriaco. Però si ricorda il nome della tipa. Della prima non se lo ricorda, ma di questo sì, anche se è ubriaco fradicio. Si chiamava Monia. E racconta, vi <ride> giuro, non riesco a non ridere quando lo, lo, ho letto le sue dichiarazioni. Eh, c'è un forum, perché comunque non ci sono degli articoli ben fatti su questo caso, devo ammettere. Però c'è un forum dove hanno copia e incollato tutto il suo verbale. Quindi me lo sono letta tutto. E c'è lui che racconta, eh, Monia, Monia l'ho presa per mano. E poi l'ho minacciata con un coltello. E abbiamo fatto l'amore. A posto, be benissimo. Andiamo benissimo, almeno l'ha presa per mano prima. Dici, dai. Che cazzo. Comunque, anche qui ha avuto dei bordelli perché eh, ha avuto dei casini perché mh, ha violentato una ragazza con un coltello minacciandola. Insomma, non. non no buono, no buono Sebai. Quindi Sebai, a un certo punto ha detto: Mannaggia queste donne, che fatica! Adesso vado a prostitute. Quindi poi ha iniziato a frequentare i bordelli che faceva meno fatica. Meno male, dico meno male così basta con gli stupri. Poi nell'88 lui ad agosto arriva in Italia e eh, si ferma a Cerignola e non so se c'è qualcuno di voi di Cerignola, ma Cerignola è il suo regno. È sempre stato il suo amore violento. Sì. <ride> Alla faccia della violenza comunque. E eh, a Cerignola lui viene subito assunto come bracciante agricolo, per cui lavora nei campi. A maggio del 1990 invece si sposta a Merano in provincia di Bolzano, dove lavora come lavapiatti e poi, come operaio, sulla sua fine a mangiare le olive, adesso vi faccio uno spoiler a Cerignola, appunto. Ci sono le famose olive che sono buonissime. Non commento Cerignola, per essere etichettata come cattiva, va bene. Sono buonissime, non ci sono mai stata, ma ho mangiato le olive. E negli omicidi, in uno degli omicidi che lui ha ehm, commesso a Cerignola, sul cadavere, intorno vicino al cadavere della signora, c'erano i. Um, I noccioli delle olive Mangiucchiate da lui Quindi lui prima ha ucciso la signora Poi si è mangiato le olive di cerignola E le ha sputate addosso Lui a dicembre del 1990 Qui a Bolzano A Merano Viene arrestato per tentato uh, Stupro Ai danni di una ragazza Quindi insomma perde i peli sulla scena del crimine Ma non perde il vizio e lui dice di essere, come che era ubriaco fradicio, quindi non si ricorda assolutamente nulla di quella vicenda e viene messo in carcere, lui ovviamente dà uh, le generalità false e uh, viene scarcerato dopo pochi mesi, anche qui lo sapete, siamo diventati stupri pochi mesi, viene messo un decreto di espulsione. Cosa fa dopo che lui uh, riceve un decreto di espulsione, poiché appunto immigrato? Torna a Cerignola! Cioè, io ho capito che non è che se ti espellono da Bolzano allora vai a Cerignola. Cioè. Però comunque lui faceva quello che gli pareva e nessuno lo andava a cercare. Anche perché lui torna a Cerignola, riprende la sua identità che aveva prima e ricomincia a lavorare come bracciante, come niente fosse. Insomma, una gitarella in carcere così. Comunque vi dico che lui in totale abiterà ben sette identità diverse, senza documenti, cioè semplicemente a voce lui cambiava il nome, cambiava i suoi dati anagrafici, tutti segnavano quelli che lui diceva come fossero veri e quindi nonostante lui sia stato in carcere... Più e più volte, almeno sette volte in Italia, è come se ci fossero state sempre persone diverse. Tra l'altro, a gennaio del 93, Sebai viene arrestato di nuovo dai carabinieri di Bari per una rapina a un sacerdote. Anche qui fornisce false eh, generalità e lo condannano a sette mesi di reclusione. Peraltro, viene scarcerato in anticipo. Per la sospensione condizionale della pena, cosa che gli danno ogni volta perché è sempre come se fosse il primo arresto. No, comunque, ad aprile del 93 viene di nuovo arrestato a Pescara, di nuovo false generalità. Insomma, questa cosa succederà sette volte nelle varie città. Fino che nel 96 non prende la residenza celignola e a marzo del 97 compra la sua piccola casa, di cui adesso vi parlo. Peraltro tra il 96 e il 97 lui commetteva sempre gli omicidi, faceva il serial. Cosa succede? Che una volta che lo hanno arrestato, chiaramente vanno a casa sua a fare delle perquisizioni e scoprono come vive Sebai. Se viveva lì a Cerignola, in via, uh, scusate, in Vicolo Matera 1, adesso non so se qualcuno è originario da lì e conosce Vicolo Matera, comunque lui stava lì: aveva una piccolissima casa senza finestre, cioè sembra veramente di parlare della casetta in Canada, non so se avete mai sentito quella canzone dello Zecchino che non aveva le finestre, non aveva il tetto, non aveva il pavimento, non aveva niente, cioè, aveva i fiorellini fuori, quindi wow! Uh, insomma, era una casa senza finestre. Aveva solo un fornelletto da campo uh, che fungeva da cucina. E un piccolo lavandino cioè non aveva neanche la doccia o la vasca dove lavarsi, cioè, si lavava nel lavandino. Ma uh, insomma, questa casa che aveva soltanto due stanze. Lui, la, due stanze in totale, eh, non due stanze da letto. Lui la divideva con altre due persone. Era la casa dei matti numero zero. Bello vado a che ricordi. Comunque, lui divideva questa casa con altre due persone. Uno era suo fratello che eh, faceva l'insegnante di educazione fisica, e l'altro era un loro amico che avevano in comune. Quindi, immaginate tre persone con un lavandino l'igiene che potevano avere, comunque poracci al di là di questo, poracci poco, poracci poco, lui, gli altri due, magari di più a vivere con lui. Comunque, il fratello viene interrogato chiaramente eh, dopo che Seba è stato arrestato e viene rilasciato con un decreto di espulsione il fratello però non è che torna a Cerignola come niente, fu come niente fosse ma se ne torna veramente al suo paese e eh, insomma in casa peraltro i carabinieri trovano come ogni buon serial killer che si rispetti i carabinieri trovano in casa sua tutti eh, ritagli di articoli di giornale che parlavano degli omicidi delle donne anziane uccise in Puglia poi trovano anche degli oggetti personali come eh, un anello, un orologio da donna, eh, trovano delle catenine, trovano dei piccoli gioielli, diciamo di non, di non grande valore. Probabilmente se non li aveva venduti. Erano un po' i suoi trofei del serial killer. Questi oggetti che vengono rinvenuti in casa sua permettono di collegare l'omicidio di Lucia Nico, quello in cui lui è stato beccato in flagrante, con altri delitti quasi identici: cioè quelli che stavano cercando appunto sulle signore, che erano state uccise nello stesso modo. E qui cominciamo a eh, collegare i vari omicidi. Per esempio, l'omicidio della signora Celeste. La porta di Madonna è aperta come tutte fino adesso e la signora stava pulendo il pesce. Era sempre appena dopo pranzo perché lui colpisce sempre appena dopo pranzo. Ah, non vi ho detto quando? Il 25 aprile del 96, siamo a Lucera, in provincia di Foggia. Quindi eh, lui si, mh, si introduce in casa, sempre ubriaco Fradicio, Farnetica, eh, parla da solo, sente le voci, la signora. Si accorge di lui, comincia a urlare, la gente fuori peraltro, è molto vicina. Perché lei abitando sempre in queste case tipiche al primo piano che danno sulla strada, se lei urla dentro casa, chi è poi in strada fa presto a sentire. Quindi, eh, Sebai, viene colto dal panico, le tappa la bocca e la sbatte per terra, la immobilizza sul pavimento e le tiene la mano premuta sulla bocca per non farla gridare. Credo che. Ci sia stata anche una violenza però non viene riportata quindi non lo posso dire. Comunque la signora comincia chiaramente ad agitarsi e urlare e lui che deve farla tacere il prima possibile tira fuori il coltello serramanico e colpisce. Ora vi leggo la dichiarazione diretta eh, proprio mh, questo omicidio raccontato da Sebai in persona. E dice... Quando sono entrato, la donna ha iniziato a gridare. Io volevo farla stare zitta. Da fuori si poteva sentire. Ma lei continuava a gridare sempre più forte. Allora le ho dato una spinta ed è caduta a terra. Aveva qualcosa al collo, un foulard. Le ho dato una coltellata con un coltello che avevo in tasca. Ho sempre avuto un coltello con me. È un'abitudine. Inciso? Lui eh, era abituato ad andare in giro con il coltello fin da bambino perché eh, il paese in cui viveva, dove è nato, dove è cresciuto era molto violento e quindi anche i bambini andavano in giro armati perché si dovevano difendere. Lui poi non, non ha mai accoltellato nessuna delle persone, lo picchiavano, però eh, insomma, era abitudine di è tornata la Pashmina, raga, davvero, davvero è tornata la Pashmina. Insomma, aveva l'abitudine di girare col coltello, un po' come artufello. Ehm, continuo a raccontarvi dalle sue parole. Quando ha smesso di gridare ho tolto le mani dal collo, il foulard era pieno di sangue. Avevo paura, ho cominciato a buttare tutto per terra, ho svuotato i cassetti. Quando sono entrato volevo solo parlare, ma lei ha iniziato a gridare così forte. Ora vedete che in qualche modo è un po' come quando era ragazzino, quando era bambino, cioè si introduce in casa delle anziane, ma se non le ha suicidate, no, le ha proprio uccise malamente purtroppo. Eh, vedete che lui entra nelle case delle signore. Nella... Speranza diciamo, ma questa è anche un po' inconscia, che queste in realtà lo accolgano amorevolmente e che magari gli si concedano anziché fare resistenza e invece fanno resistenza, gridano, urlano e lui viene preso dal trigger, quindi le, le accoltella per farle tacere o per farle in qualche modo per piegarle al suo volere. Per cui sì, è vero che ruba sempre quando entra nelle case, Dopo mette tutto a suo quadro, ma io non credo che il movente principale sia proprio il furto. Io penso che il movente principale sia ehm, un movente più psicologico: una sorta di ricerca di accettazione eh, fatta nel modo più sbagliato possibile. Ma considerato il suo passato. Quelle erano le risorse, gli strumenti che aveva, psicologicamente parlando. Cioè lui magari si aspettava di entrare in casa delle signore, cioè nella sua fantasia, entrare in casa delle signore, essere ben accetto, venire accolto, amato, eh, concesso anche sessualmente, e poi dopo le signore magari gli davano anche dei soldi, lui se ne andava, questo era il suo ideale, no? il suo sogno. Il problema è che poi eh, lui entrava, ubriaco fradicio, far dedicava, eh, cominciava a cercare cose in giro. Eh, se la signora reagiva male, le chiudeva, la, le tappava la bocca, e anche lì lui dirà che anche quando tappa la bocca alle signore, non aveva già intenzione di ucciderle. Sì, voleva fare il gigolò: esatto, voleva fare il gigolò. Eh, non aveva realmente intenzione di ucciderle, voleva semplicemente che stessero zitte. Quindi, nella sua testa, se tappando la bocca poi loro fossero davvero state in silenzio, non le avrebbe mai uccise, o almeno si dice Dopo aver ucciso la signora Celeste Madonna, lui si è lavato come al solito eh, nel lavabo, ha deposto, prima di andare via, la foto della eh, nipote disegnandoci sopra una croce sul corpo della, della nonna, questa, questa, questa cosa qui veramente sadica e grottesca, non so come gli sia venuta in mente, e poi si è dileguato. Altra vittima, Maria Totaro, una signora di 75 anni, uccisa il 15 gennaio del 95 a Cerignola. Lei, è un omicidio fatto in casa, diciamo, vicino a casa sua. Anche lei vive sola, in una casa al piano terra. Anche lei morirà per una ferita da taglio alla gola. Accanto al corpo. Di lei, come vi dicevo prima, eh, sono stati ritrovati i noccioli delle olive sputati. Quindi, insomma, siamo a Cerignola. Ho detto: ho cioè le olive. Eh, L'altra gli aveva messo, eh, poverina, la foto della nipote con sopra la croce. Questa gli ha sputato i, i noccioli delle olive, cioè, veramente. Comunque, sia. Um, I familiari di questa signora riconoscono i gioielli tra quelli ritrovati a casa di Sebai, quindi anche tra l'altro le impronte digitali a casa della signora Maria um, sono riconducibili alle impronte di Sebai e anche questo è un omicidio che gli viene attribuito. E poi ci sarà quello di Angela Sansone, che è sicuramente tra i più terribili. Angela Sansone ha 84 anni, probabilmente la sua vittima più anziana. Viene uccisa Spinazzola il 27 agosto del 95. Anche lei vive sola, uccisa con molte coltellate. È ora di pranzo. Angela eh, decide di prepararsi un, un pasto semplice. Lei si cuoce un piatto di fagiolini. Tra l'altro li mette sul tavolo per mangiarli, però si sente stanca e dice: Guarda, adesso li lascio un attimo lì. Sulla tavola mi faccio un riposino e poi li mangio dopo. Peccato che non arriverà mai a mangiarli. Perché, infatti, una volta che eh, si corica, sente dei passi, vede la porta della sua camera da letto che si apre come in un incubo e eh, dalla porta entra un uomo armato di coltello. Angela rimane impietrita, immobilizzata, non riesce a reagire e eh, l'assassino quindi pensa bene di andare sopra di lei e fare quello che deve fare. A quel punto lei si ribella. Ed è qui che lui comincia a usare il coltello. La colpisce sei volte alla gola, dopodiché quando la signora, ormai in un lago di sangue senza vita, quindi soltanto dopo la morte, decide di darsi alla necrofilia e non solo alla necrofilia, ma anche alla necrofilia sadico-sessuale. Mentre ha questo rapporto sessuale con il cadavere, lui continua a infierire con il coltello sul corpo, sui poveri resti insomma, di questa signora. Quindi capite che diventa un, uno schifo atomico. Tra l'altro abbiamo la conferma che sia stato lui perché il DNA che hanno trovato: mh, insomma, il DNA, il frutto della violenza che hanno trovato all'interno del corpo della signora. Era proprio il DNA di Sebai, quindi non ci sono grossi dubbi rispetto a, alla sua colpevolezza, ecco, al fatto che sia stato lui. Bene, a parte questi omicidi che sono quelli accertati dalle prove scientifiche, ci sono effettivamente tante altre eh, vecchiette che sono state uccise in maniera praticamente uguale. Per esempio, Santa Leone, 82 anni, uccisa a Canosa l'8 maggio del 96 con un modus operandi identico o il 29 luglio, Maria Valente, 83 anni, uccisa con 24 coltellate e insomma per questi omicidi, per esempio in questi due nello specifico, viene arrestato Giuseppe Tinelli. Ma molto probabilmente avevano arrestato la persona sbagliata. In totale, come vi dicevo, ci sono stati ben 15 omicidi, canosa di Puglia sì, ben 15 omicidi di donne anziane, tutte uccise tra la Puglia e la Basilicata, e eh, sono stati arrestati altri uomini, sono stati mh, accusati altri uomini, e probabilmente molti di loro erano innocenti, e probabilmente era stato lui. Insomma, appena eh, viene arrestato, torniamo un attimo a eh, so Sebai che viene arrestato, lui sostiene la sua innocenza, quindi dice no, sono vittima di un equivoco, um, sono assolutamente non sono io, non sono stato io, eccetera. Poi notano che in caserma lui non ha proprio un atteggiamento da persona in bolla a livello mentale, perché alterna atteggiamenti di sfida ad atteggiamenti di estrema disperazione quindi ha uh, un oscillare dell'umore anche dell'atteggiamento molto molto forte Peraltro, durante un ennesimo interrogatorio, perché chiaramente finché lui non confessa ci danno e ci danno, anche se hanno le prove scientifiche, ma la confessione insomma è molto importante, uh, durante l'ennesimo interrogatorio lui comincia a sbattere fortissimo la testa contro la, la, la scrivania. Quindi c'ha l'inquirente che lo sta interrogando, lui ammarrettato e comincia a bom 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 nel tentativo probabilmente di suicidarsi, infatti riescono a fermarlo. E a quel punto, quando riescono a fermarlo, no, bipolare, raga, è diverso. Bipolare è diverso, adesso vi spiego perché. Eh, semmai abbiamo un ciclo timico, però. Non, non mi azzardo a dire queste cose perché chiaramente non, non posso fare diagnosi così. Però... Mh, insomma, lui viene fermato, in quel momento lo fermano in modo tale che non si spacchi effettivamente la testa. Ci sono anche delle foto di lui con il, la testa aperta a un certo punto. E dopodiché lui crolla e dice no, guardate, io quando mi ubriaco sento le voci, divento scemo e uccido le vecchie. Sì, raga, ok, sono stato io, basta. Bene, perché non era bipolare? Perché ehm, il bipolare solitamente ha, chi più, chi meno ovviamente, dei eh, lassi di tempo più lunghi eh, rispetto ai cambi di umore. Il bipolarismo è un disturbo dell'umore, non è un disturbo di personalità e ehm, di solito, sì è vero, ha degli scatti di umore assurdi, ma passano eh, a volte pochi giorni, a volte anche mesi, dipende, c'è anche il tipo 1, il tipo 2 che cambia molto, però difficilmente si hanno dei cambi all'interno, per esempio, di uno stesso interrogatorio, così radicali. Ci, il cambio umorale del, del bipolare si sviluppa solitamente in un po' più di, di ore, di giorni, ecco. Comunque, il meccanismo delle voci in testa si è rotto in quel momento. Sì, adesso lui, tra l'altro, non era più ubriaco. Perché se le voci le sentiva solo da ubriaco, sicuramente, sotto interrogatorio, non era ubriaco. E eh, parla, parla, tra l'altro, della sua prima aggressione. Adesso, qui vi inorridite tutti perché dite: Ma poteva essere evitato? Sì, poteva essere evitato. Il 15 maggio del 95, Sebai aggredisce la signora Luigina Vigilante, che ha 70 anni, probabilmente era troppo giovane questa signora, perché riesce a fermarlo. Cioè, lui si introduce in casa sua, le tappa la bocca, la colpisce con due coltellate, una alla mano e una alla gola. Ma lei riesce a divincolarsi, lotta, urla, lo spinge fuori e praticamente lo mette in fuga. Cioè, lo fa fuggire. Ragazzi, cioè, la signora Luigina, la signora Luigina è un'eroina, vi giuro, veramente. È incredibile, incredibile. Dai, esigno, dai, esigno. E quindi, niente, lei è una delle pochissime sopravvissute a un'aggressione di Sebai. Cioè, devo dire, veramente. Mh, tanta, tanta roba, tanta roba, tanta. Roba. Lo arrestano in questa occasione perché chiaramente lui si fa beccare, perché la signora si difende, lo caccia, poi lo, lo denuncia, lo beccano e gli danno, pensate bene, 4 mesi per aggressione e porto abusivo d'arma. 4 mesi, cioè io sinceramente raga, questa non la chiamo aggressione, questa la chiamo tentato omicidio. Scusate. Eh. Cioè, mi sembra veramente una vergogna che gli diano quattro mesi. Ma è yeah. allora, durante il processo, l'avvocato di Sebai chiede una perizia psichiatrica, ma non c'è niente da fare, il giudice non la concede. Non vuole sentir parlare di follia, non vuole sentire attenuanti, non ne ha assolutamente voglia. Sebai è colpevole ed è pienamente consapevole di ciò che ha fatto, quindi niente perizia psichiatrica. Eh, lo mh, condannerà ovviamente in uh, tutte le, uh, le sedi mh, per quattro omicidi, quattro ergastoli. C'è anche da dire che, considerato tutte le pene uh, ridotte che ha avuto nel giro della sua vita, uh, considerato che cambiava nome, che per aggressione e tentato omicidio, gli davano solo quattro mesi, insomma, una volta che uno è stato duro come. Eh, c'è sta, dai, c'è sta, anche se la perizia psichiatrica forse era da fare, anche perché eh, vedremo poi che quando gliela faranno vengono fuori cose interessanti. Comunque, prima del processo di Sebai vi ho detto che erano state condannate otto persone per i vari omicidi delle signore anziane, omicidi che probabilmente aveva commesso invece Sebai. Uno di questi si chiama Vincenzo Don Vito. <ride> Lo so che c'è un Don Vito anche qua su Twitch, non è lui, non è lui. Vincenzo Don Vito, eh, durante tra l'altro il processo a Sebai, lui che si era sempre, ehm, come dire, ma aveva sempre proclamato la sua innocenza, si impiccherà in cella. E io raga vi devo dire che eh, purtroppo molte persone vengono suicidate in carcere, succede... E non mi sembra una coincidenza vedere che eh, Vincenzo Don Vito, proprio nel momento in cui beccano il serial killer che potrebbe dimostrare che c'è stata tutta una mala giustizia dietro a tutti quegli arresti, questo si suicida in carcere. Ma sarà che è successo perché non si voleva tornare sui propri passi e ammettere di aver messo un innocente in galera? È una domanda, non lo sappiamo forse si è suicidato lui, forse lo hanno suicidato, chi lo sa, rimane comunque una domanda ora eh, ci sarà un plot twistone, il 10 febbraio del 2006 ci sarà un plot twistone allora il nostro Sebai viene, eh, cambierà diversi, diver, diversi carceri, ma eh, diverse carceri, perdonatemi ma starà anche un bel po' a opera di Milano. Io non so se vi ricordate, ma io a Opera eh, ci sono stata per fare appunto una giornata di volontariato ero insieme a Raffaele Sollecito e insieme a eh, Giulia Mani da Caino, che è un'associazione che lavora appunto di volontari che lavorano per i detenuti. E l'ho visto il carcere opera di Milano e effettivamente un serial killer a opera non me lo aspettavo, però ok. Comunque Sebai quando è in carcere vive una condizione psicologica, nessuno tocchi Caino scusate, giù le mani con le pure dai gatti. Sebai vi dico quando è in carcere vive una condizione psicologica davvero eh, molto dolorosa, cioè è continuamente preda di incubi terribili, eh, le voci di nuovo che tornano anche senza l'alcol, ha sulla coscienza la vita di Don Vito. E a una certa non ce la fa più perché continua ad avere visioni di sangue, lo svegliano questi sogni terribili. E quindi, a una certa, considerato anche che non può più fuggire dietro l'alcol, non può più rifugiarsi nella fuga dalla realtà con le sostanze. Adesso deve fare i conti con la realtà e la realtà lui gli fa male. La verità gli fa male, lo sai. E quindi decide di pulirsi la coscienza, di dire ok, basta, io mi devo liberare dai miei incubi, dai miei fantasmi, adesso racconto tutto. Confesso tutto. In questa confessione lui dirà: Io ho un legale che mi ha seguito, che è ehm, insomma un avvocato che l'ha sempre seguito durante il processo, e eh, dice: Ma durante questo interrogatorio, durante questa confessione, non mi interessa nemmeno avere un legale, perché io mi devo veramente liberare, mi devo prendere le mie responsabilità. Sul um, groppone ho quattro ergastoli, quindi insomma non ho niente da perdere. È giusto che io vi dica tutto quello che ho combinato. E lui confesserà che tutti i 15 omicidi di anziane trovate assassinate nella zona tra Puglia e Basilicata, Basilicata sono opera sua e racconterà nel dettaglio ogni omicidio. Tra l'altro, qui continua a dire che è tutta colpa del suo alcolismo, che lui ha compiuto 1200 rapine in Italia tra il 93 e il 97, sempre in casa di signore sole, a volte c'erano giornate in cui colpiva 4-5 volte al giorno. E lui dice: eh, Se alla fine ne ho uccise solo 15, un motivo ci sarà. Adesso non è giustificabile, entriamo un attimo nella sua logica. La sua logica è: io ho rapinato 1200 signore che non hanno fatto mm, resistenza, o magari non lo hanno neanche visto perché dormivano, quindi io non le ho uccise. Quindi vedete che io non vado lì con l'intenzione di ucciderle, io le uccido. Quando eh, cominciano a urlare o mi rifiutano o cercano di opporre a resistenza. Il problema è che lui, nonostante eh, confessi tutti questi omicidi, tentano di non, di non credergli più di tanto. Anche perché, se gli credessero al 100%, dovrebbero anche ammettere di aver fatto otto errori giudiziari. Quindi cominciano a dire ma no ma è lui che è un po' un mitomane, eh, quindi alla fine della fiera non si scoprirà mai ufficialmente, cioè diciamo che la verità processuale rispetto all'attribuzione eh, all di questi omicidi eh, a Sebai non arriverà mai se non di un altro perché poi fanno un'inchiesta, riescono ad attribuirgliene un altro. E quindi lui si prende anche un altro ergastolo. Quindi diciamo che ufficialmente per la verità processuale lui ha compiuto 5 omicidi e non 15. Ma, eh, come dire, io tendo a pensare che se è vero che tante volte la verità sta nel mezzo e lui ne ha confessati 15 e gliene riconoscono solo un altro in più, boh. Il 13 febbraio del 2009 lui si prende l'ennesimo ergastolo. A questo punto.. Nonostante i giudici continuino a non volergli concedere una perizia psichiatrica, l'avvocato di Sebai lo fa comunque visitare dai suoi consulenti di parte. Vi, eh, viene visitato da uno psicologo e da uno psichiatra. Che gli fanno questa diagnosi. Allora, lui in generale vive una condizione di ansia generalizzata costante. Che, però, per la sua cultura, lui deve essere un macio. E quindi non deve mai dimostrare di avere paura o di avere l'ansia o di avere qualche tipo di debolezza che non sia eh, fisica. Insomma, debolezza mentale, ovviamente è sempre un capriccio: no? Per l'uomo che non deve chiedere mai, considerato anche quello che è il suo passato, no? E poi lo psichiatra gli riconosce immediatamente un disturbo dello sviluppo che lui avrebbe avuto in infanzia, chiaramente anche dai suoi racconti, e riconosce dei tratti autistici, come vi dicevo all'inizio, e eh, insomma questo bambino ha sicuramente avuto dei disturbi della condotta che poi sono sfociati in un disturbo di personalità antisociale. Come vi dicevo poco fa eh, qui gli diagnosticano eh, per quanto riguarda le voci una psicosi alcolica in combinazione chiaramente alla sua personalità disturbata quindi diciamo che l'alcol come ehm, acceleratore no? rispetto a una, una psiche già disturbata poi sfocia no? nel sento le voci, sono vittima di psicosi eccetera eccetera. Eh, per cui insomma lui non era psicotico senza sostanze, ma con le sostanze lo diventava. E povero, vedete, ana certa finché era bambino ragazzino era poverino, perché effettivamente era davvero poverino e non ci si può non si può dire altrimenti.